Ci troviamo all'interno della Biblioteca Civica di Riva, sono le 9 di sera e stranamente la biblioteca è animata da tanti bambini. Come mai? Perché questa sera c'è la serata Una notte in biblioteca. Andiamo a scoprire cosa stanno facendo i bambini al piano di sopra. È una manifestazione che è già la terza edizione e che praticamente vede i bambini trascorrere un'intera notte alla biblioteca. Sarà un'esperienza per loro molto interessante, sono tutti molto agitati, molto curiosi. C'è questa bambina che deve passare, vieni avanti. Ecco, che si prepara con la pila. Andiamo a vedere all'ultimo piano dove i bambini sono disposti già nelle loro brandine, sui tappetini, pronti per andare a fare il riposino o per fare le attività notturne qui alla biblioteca. Andiamo a vedere dove sono. Cosa ti aspetti? Cosa ti incuriosisce di questa notte in biblioteca? Non lo so. Sei curiosa? Sì. Ti aspetti tante cose belle? Sì. Cosa ti aspetti da questa notte in biblioteca? Che sia molto interessante. Ma vuoi anche dormire o vuoi solo divertirti? Ma è brutto, voglio dormire. Cosa ti aspetti da questa notte in biblioteca? Che sia molto bello ed emozionante. E aspetto di divertirmi. Quindi sei pronto per affrontare questa notte avventurosa? Sì! Quindi aspetto una notte magica. E sei pronta per questa notte avventurosa in biblioteca? Sì. Cosa ti aspetti? Che sia una notte horror. Cosa ti aspetti da questa notte in biblioteca? Che sia molto bella. Volevo proprio sognare questo momento. Sì, lo stavo aspettando. Allora sarà una bella notte avventurosa. Sì, mi piace molto poi andare qui con le amiche. Cosa ti aspetti da questa notte? Non lo so, una notte divertente, piena di storie. Cosa succederà questa notte? Non lo so, però spero qualcosa di bello. Ti piacciono le storie e le avventure? Molto, anche perché le signore che leggono sono molto brave. Sanno interpretare i libri molto bene. Siamo in compagnia di Federica Fanizza, che è la direttrice della biblioteca di Riva del Garda. E di sopra abbiamo i bambini veramente eccitati, veramente agitati, entusiasti di questa serata. E qual è il significato, qual è il motivo che vi ha spinto a fare questa manifestazione? È la terza volta che la facciamo. Abbiamo sperimentato 3 anni fa, in occasione delle manifestazioni che avevamo intitolato il Festival della Lettura, abbiamo dovuto fare, partiti con una notte così in sperimentazione, abbiamo dovuto replicare a furore di genitori e di bambini dopo 2 settimane. Sono iniziative che coinvolgono, sono già ampiamente sperimentate sia in musei che in biblioteche, quindi sono ormai una prassi consolidata quella di fare le notti nelle istituzioni. E proprio per aprire le istituzioni anche alla magica notte, così di quasi un'avventura che può essere per noi la biblioteca, o un museo, un castello. Io ad esempio l'ho vissuta in un palazzo comunale, in una sala del municipio a Sarzana. L'ho vista, mi sono intrufolata e così è un modo di condividere così lo spazio anche in un modo un po' particolare. Ecco. E questo sarà un appuntamento che è annuale o avete intenzione di replicarlo, di renderlo un appuntamento più periodico, diciamo? Sicuramente bisognerà renderlo periodico perché c'è tanta richiesta, abbiamo dovuto prendere il numero limitato di bambini, ci sono rimasti tantissimi fuori,
quindi ci sono anche i genitori che chiedono di partecipare parallelamente a questa, all'iniziativa con un progettino fatto anche per adulti, cosa che non è esclusa. Adesso vediamo se a febbraio, col periodo di carnevale, riusciamo, abbiamo tempo e voglia di rimettere in piedi l'organizzazione. Comunque sicuramente prima della fine dell'inverno si farà un'altra iniziativa di questo genere. Elisabetta Parisi, con lo staff della biblioteca, si occupa di animare la nottata di questi bambini. Come sarà la serata e la notte? Allora, iniziamo con un laboratorio. I bambini si costruiranno la lanterna per portare con sé all'interno della biblioteca. Quando la direttrice spegnerà tutte le luci della biblioteca, solo le lanterne rimarranno accese. E allora lì, secondo me, inizierà un po' il brivido. Inizieremo appunto con questo laboratorio, quindi riusciremo a fare la lanterna. E poi inizieremo il viaggio all'interno del palazzo biblioteca, visto che questo palazzo è bellissimo e possiamo girare dal primo piano al secondo all'archivio, e tra uno scaffale e l'altro leggeremo delle storie di paura e delle storie anche un po' befanesche, un po' visto il periodo. E all'archivio i bambini riusciranno a vedere anche i libri vecchi e le pergamene molto affascinanti. E poi speriamo che a mezzanotte i bambini riescano a addormentarsi, quindi facciamo un bel brindisi con un po' di camomilla e poi tutti a letto con storie sul cuscino, tra il cuscino e il sacco a pelo. Siamo in 3-4 adulti, io e lo staff della biblioteca, e riusciremo magari a leggere anche a 2-3 bambini, quindi ognuno avrà un momento dedicato per la lettura. E quindi il mio invito è: buone storie a tutti e buonanotte in biblioteca. Per ogni cerchietto, per ogni misura ne prendete 4, sono 5 misure, dalla più grande alla più piccola. Io quando sono girata perché... Buongiorno signore! Ehi, guardate qua, dai! Qua, maestra in sorriso! Attenti tutte le lanterne. Non mi piace. Punto. Si spegneranno le luci. La così per caso. Ma io so chi è che le spegne. Però si deve succedere prima. Pietro. Non importa chi le spegnerà. No, perché è un blackout. Tra un attimo. Le luci non ci saranno. La luna. Qual è il momento migliore per una notte in biblioteca? Il cielo si faceva d'inchiostro e un drappo di velluto nero si stendeva su tutte le cose. Un giorno 4 amici presero una lanterna, lasciarono il paese e si misero a girare il mondo. La notte era sempre buia e gli abitanti non erano mai contenti. Dichiarò il capo dei non contenti, la catapulta. È una cosa che metti e dopo quando muori quella cosa lì ti spari. Rosa, Luna e i lupi furono catturati, stipati nel cucchiaio della catapulta. Rosa Luna non è mai atterrata. Qualcuno racconta che è rimasta lassù e che ancora canta in mezzo alle stelle. Certe notti canta con passione, certe notti si illumina di 1000 fuochi. In quelle notti la luna è piena. Altre notti si sente solo un sussurro e la sua voce è sottile, 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 sottile. Altre notti ancora, Rosa Luna riposa. I lupi aspettano ancora la loro amica e se tendete bene le orecchie potrete sentirli ululare nelle notti come questa. Piano, che avete le lanterne! Thank you.
riescono più a volare. Per fortuna ciò non avviene da un momento all'altro. Una strega capisce quando la sua scopa sta poco a poco perdendo le forze. Si attenuano le improvvise esplosioni di energia che un tempo le sollevavano in cielo in un battibaleno. Per farla decollare bisogna prendere la rincorsa da distanze sempre maggiori. Scope fulminee che da giovane sfrecciavano più veloci di un falco vengono superate da occhi impacciate al volo. Bambini, arrivano anche a 100 anni le Befane. Vero! Senza prendere un raffrettore. Vero! In ospedale la Befana, con tutti i suoi sacchi, sacchetti e sacchettini, venne portata in una stanza bella grande. E mi scusi, signora, questa scopa dove la mettiamo? Possiamo usarla per fare un po' di pulizie? Ma che maleducata! La mia scopa magica! Non si azzardi a toccarla, eh! Non si azzardi a toccarla! Un po' di rispetto per me! Accidenti! Il lupo mangiò quella smorfiosa di cappuccetto rosso in un sol boccone, deliziato dalla carne morbida e tenera come un bombolone la crema arancida. Le sue ossicine scricchiolavano come popcorn fra le fauci della belva, certamente molto più buona di quella carne dura e stoppacciosa della nonna. Oh tesoro, gradisci il mio stuzzichino? Non fare complimenti, qui sei il benvenuto. Dal secondo piano, la biblioteca non è più per i bambini, ma è per i ragazzi che vengono a studiare o per chi vuole leggere tranquillamente dei libri di ricerca o prendere qualche cosa da consultare, da sapere di storia, geografia e scienze. Ogni settimana, esattamente, prendiamo i numeri di 100 anni fa e poi cosa abbiamo invece nel tavolone lungo? Quel tavolone lungo invece è proprio che riguarda noi, la nostra storia di vita. Perché ci sono, avete visto questi disegni? Il tavolone, c'è i disegni dei forti di Riva. La faccia bianca delle luci. Ciao, ci stesse e questo qui c'è 200 anni. Poi, questi sono i pezzi dell'archivio. Sono piccoli frammenti. Ma abbiamo anche delle cose molto particolari. Gli archivi contengono tutte le informazioni della nostra storia. Questa è una scatola un po' particolare. Eccola! Wow! Ho preso anche quella giusta. Una volta, mentre adesso noi scriviamo col computer. Il PC. Ecco, col PC. E a volte non stampiamo neanche. Una volta io ho iniziato a lavorare che si scriveva con la macchina da scrivere. Sì, una volta l'ho provata, mi hanno come la, ecco. Signora suo papà. E si usava tanta carta. E noi invece siamo invece archivisti. Archivisti perché stiamo dentro in un archivio. Questo qui è un calendario. È un calendario cinese. Ma sembra un libro più che un calendario, sì, perché è un extra libro. Largo. Però ci sono tutte le date. Ma che c'è scritto tutto quello? È di Marco Polo, guarda. L'hai detto? No, di danza. Classica. Cosa che
che mi mancavano. Erano proprio le decorazioni. Perché, bambini, Natale è magia. Buon Natale a tutti e buon anno! La Dormigliona Riva del Garda si sta lentamente risvegliando, sono le 7:30 di mattina e ci troviamo qua davanti alla biblioteca, dove 20 bambini questa notte hanno trascorso la notte in biblioteca, una simpatica iniziativa. Adesso andiamo a vedere come hanno trascorso questa serata, questa notte. Qual è stata la cosa che ti è piaciuta di più? Le lanterne. Costruire la lanterna. A me è piaciuto molto quando abbiamo fatto i lavoretti e quando abbiamo bevuto la camomilla e prima di addormentarci che la Betta ha fatto le letture. Le storie che ci hanno raccontato l'Anita, la Betta. Poi mi è piaciuto anche stare con le mie amiche. A me mi è piaciuto molto il laboratorio, però anche quando ci leggevano, stare insieme alle mie amiche. E fare le lanterne e quando hanno spento le luci ci hanno raccontato la storia. E a fare il laboratorio e anche a dormire. Che è stato horror, perché ci ha raccontato delle parole e c'erano dei rumori, però non erano veri, li faceva una signora. A te piacciono le storie horror? Sì. E poi dormire con i tuoi amici com'è andata? Bene, mi sono svegliata a un certo punto ma mi sono riaddormentata. E mi è piaciuto fare le lanterne. Quando a mezzanotte abbiamo bevuto la camomilla e quando abbiamo fatto le lanterne. È andata bene questa notte? No. Perché? Non ho dormito. Allora ti sei divertito tanto? Sì. Cosa ti è piaciuto di più? A mezzanotte, bere il tè a mezzanotte. Ma c'è stata una cosa che ti è piaciuta di più? Non lo so, quando siamo andati giù a bere la camomilla. È stato bello stare con i miei amici e divertirmi. Quindi ti è piaciuto girare per la biblioteca di notte, costruire le lanterne? Sì, è stato bello, anche bere la camomilla. Cosa ti è piaciuto di più di questa notte in biblioteca? Beh, quando ci raccontavano le storie al buio. E per secondo quando abbiamo costruito le lanterne. E con le lanterne accese cosa avete fatto? Siamo andati con le lanterne accese per posti bui e anche camere buie. E poi ci hanno raccontato le storie. Come hai trascorso questa notte in biblioteca? Bellazza. Cosa ti è piaciuto di più? Quando hanno spento le luci siamo rimasti al buio. E poi quando mi sono addormentato. Hai dormito tanto questa notte o poco? Tanto. All'inizio non riuscivo a addormentarmi, ma poi mi sono addormentato e ho dormito di brutto. Cosa ti è piaciuto di più? Quando hanno spento tutte le luci. Dormire. Poi la seconda cosa che mi è piaciuta di più sono le storie che ci ha raccontato e poi la terza è bere la camomilla. Anita Malossini è stata una delle animatrici di questa notte in biblioteca. Allora, come hanno trascorso
E i bambini cosa hanno fatto? Si sono divertiti? I bambini si sono divertiti e sono stati bravi perché hanno seguito senza gridare, senza correre, sono stati proprio bravi. Certo, la notte dopo il brindisi con la Maumilla è stata un po' dura, E ti ha messo un po' a addormentarsi, però sempre bravi. Qualcuno chiacchierava, qualcuno leggeva con la luce. E diciamo che gli ultimi si sono addormentati verso le 4:30. Però alla fine, insomma, non c'è stato nessun problema, nessuno che è stato male, nessuno che ha voluto tornare a casa. Una bella iniziativa, una bella esperienza. Siamo contente. E queste iniziative hanno anche un aspetto didattico, diciamo così. Sì, hanno un aspetto di promuovere la biblioteca, e i libri, la lettura, perché è vero che insomma, è un evento diciamo, divertente per loro, passare la notte fuori, entusiasmante. Nello stesso tempo conoscono la biblioteca, chi non l'ha mai vista la vede in un aspetto, chi l'ha vista la vede in un aspetto nuovo e diciamo bellissimo, insomma, emozionante. Chi non la conosce penso che sia un motivo per tornarci. E poi abbiamo fatto delle belle letture, insomma, sicuramente promozione della biblioteca e del libro. E anche un momento di aggregazione un po' particolare per i bambini. Certo, è un momento di trovarsi in un posto come la biblioteca, nuovo, e pensiamo che sia proprio una bella promozione questa.